bancarelle più belle del mondo. Quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo Stellina. Buongiorno, ti posso fare una domanda? Cosa? Ma ti fate prima i capelli o ti comprate prima la maglia? Dimmi la verità. Ah, lo so, fa tutte e due. Tutte e due, con pure la borsa. È pure la borsa. Sei bellissima, signor. Signor, sei bellissima, veramente. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Stupenda, signora bellissima. Abbinato tu pure i scarpe. Scarpe, capelli, maglia e borsa. Top. Poi faccio una domanda difficile. Andate al concerto di Gianni Morandi stasera? Manca, no. Manca no. Se mi paga. Niente? Manca se mi paga. Tu neanche? No, è la punta della benzina, dove vai? È ora che va in pensione questo. Tu dici? Certo. Non devi cantare. Da fare entrare i giovani, se no, ma ne so capite, scusa. Ma a te ti piacciono i giovani che cantano con sto autotune, come si dice? No, che però se no, la voce, lasciamo, facciamo vivere anche questi, no? Ah, tu dici, da gamba pure chi sei? Ma, cioè, ci mancherebbe. Quelli, cioè, questo mi fa come Albano, Morandi, ce ne si arrendono, non lo so. Albano se lamenta che ha 1.700 euro al mese di pensione. E se la mette? Sì, poi concerti con 60.000 euro. Capito? Cioè, ti rende conto. Ma tu mandate quando costa la bottiglia di vino, Albano? No, non ne può comprare. Diciamo che le entrate Albano ce l'ha. Sì, sì, però se la mente se sta sempre a piangere. Capite? Ma quella è una frega di figli, due mogli, troppe tette in giambe, no? Lo so, pietà è se lo può permettere. Se le so, è come Berlusconi, che le soldi ogni a tutte le parti. Ti te la moia soli, te le so detti. Sì. Invece, domanda tecnica, tira ancora la ciabatta? No, c'è solo quelle col buco. Fratellici. T'ha piaciuto? Sono le ciabatte col buco, vanno. Ciabatte col buco. Le ciabatte quelle da mangiare, non è? Quelle zette, la multa te. Le ciambelle, le ciambelle. Le ciambelle, quelle al mare le porti, quelle fredde. Andiamo avanti e San Giambatte, tra le bugie, le ciambelle e le ciabatte, ci San Giambatte l'ammasciato. Chiudiamo qui. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, alla prossima. Buon lavoro. Ciao, grazie. Signor San Giambatte, tra le bugie, le ciambelle, le ciabatte, le zoccole da bugie stava. Ci sono le zoccole di giorno e quelle di notte. Ah, facci un po' vedere una zoccola di notte. Quelle di notte più pericolose quelle di giorno. Di giorno ci sta. Giustamente. Questa quella, vedi? Questa quando la gente. No, questo è di giorno. Di giorno. Non sa quelle di notte. Di notte. È un'altra cosa. Più pericolosa. Però. Vabbè. Questo costa pure di bene, questo pure di bene. Questo di me. Vabbè. Hanno detto loro, non l'ho detto io. Ah, non l'ho detto. Ciao ragazzi, ciao. Lo sapete che oggi qua è divieto di sosta? Allora è andata lì. Come mai? Sai quando devi venire qua? Quando devi? Sì, dimmi. Tu mi vedi, se mi stai dicendo così, mi vedi. Grazie. La notte di Pasqua, qua fanno il buongiorno, è una cosa che ogni persona gli può cantare le corna che tiene, gli può fare niente di giù. Quanto è bello. La notte di Pasqua? Di Pasqua. E da che ora parte? Dopo verso le 9:30, le 10, inizia da mano a mano. Ma ci stanno i suonatori. È chiaro, vedi che cazzo di roba. Allora è bello. La notte di Pasqua, quindi su Pasquetta. Bravo. Segnatevi pianella la notte di Pasqua. Allora vedi che roba. Per il resto, che dici? Come va? Quest'estate come la vedi? Insomma, è bella, bella. L'estate è stata bellissima. Abbiamo rivissuto un po' l'estate tranquilla e serena. È chiaro, no? È chiaro, sono d'accordo. Senza restrizioni. Senza niente. Maestro, grazie. Ti vedo spesso in televisione. Grazie, ciao, gentilissimo. Ringraziare il maestro. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signora, dimmi, che mi volevi dire? Che bello cappello, te lo posso dire?
Che cosa state facendo? Questo, io faccio una trasmissione, signore, che giri i mercati. Vado, diciamo, che cosa vuol sapere? Niente, come va sto mercato a Pianello? Ah, io sono venuta al dottore in farmacia e me ne torno a casa. Quindi niente mercato? Niente mercato perché non porto niente. Niente, sei senza portafoglio oggi? Proprio. No, il portafoglio ce l'ho, però non faccio spesa. Non fai spesa? Ma ti piace il mercato o no? Sì, il mercato è sempre bello, una festa praticamente. Bravo, una festa. È come una festa, insomma. Si incontra amici, si incontra le persone, bravo. Ci si saluta. Ecco, qua ci sono i quattro moschettieri, qua. E amici così, uno, due, tre. Quindi tu sei Portos? Io sono D'Artagnan. Tu chi sei? Io. Tu chi sei? Per i pianellesi, Gino. Per i pianellesi, Gino. Lui ha trovato... Questo qua, Andro Moschettiere. Tu chi sei? Aramis, chi sei? Ci manca quello robusto, signor Portos, lo posso fare? Ma tu che vi faccio? Chi compra? Dici la verità, chi compra? La pescare, chi compra? La porchetta? La porchetta. Bravo. Questo. Il gorgonzolo. Come va questo pomodoro? Ti sei secchito o ti sei nato? No, se tu lo sai fare, il pomodoro non si secca. Si secca. Allora, ci vuole prima un'acquatura, un'arramatura, un'acquatura. Ma tu ce la metti ancora l'acqua ramata? Perché ci sta, non ce la mette più. Si arruina. Capito, poi la gente se la va. Il pomodoro sta fino a nessun giro. Quello se tu gli dai il rame, fino a settembre, ottobre sta il pomodoro. Mi capite? Ma una volta mi ci porta la campagna. Sì. Zero, si chiama Dalba Adriatica, fa caldo. Fa un caldo incredibile, sto soffrendo il caldo, cosa strana per me. Andiamo a sentire cosa dice la gente, ultimi scorci d'estate, ultimi. Ma ti vedo bello rilassato, chi fa? Perché mi sono riposato, sì, ci ho fatto riposare. Tutti i giorni in ferie, quello non è un lavoro, quello è un riposo. Ah, un riposo? Sì, noi non lavoriamo. Vivi, cioè riposando? Certo. Ma da te com'è? Abbiamo il signore là ti voleva dire una cosa stamattina, mo sta a fare un attimo come si libera. Per disturbare Alfredo. Buongiorno Alfremi, che mi volevi dire? Buongiorno. Che mi vogliono fare la gallina qua. La gallina. La gallina. La nostra forza nel lavoro è Sofia si chiama. La gallina. Sofia la gallina. Ma di un animale solo? C'ho la gallina, abbiamo il cane. Bello lo cane. Gallina e cane ci abbiamo. Che fanno la guardia al banco. Bravo. Dopo le ferie siete tornati col botto proprio. Ritorno col botto. Tanto il bomber di Giorgio al mercato. Buongiorno. Ti a posto? Ma? Sto bene, ciao, bomber di Giorgio al mercato. Abbiamo le ultime paia. Le paia e la stagione finita. In conclusione, poi metteremo tutta robetta nuova, quella nuova, settembrina. Sì. Già hai caricato, È andato oggi a vedere tutto quello che c'è a disposizione. Quindi da settimana prossima iniziamo un pochino con un pochino più chiusette, ma il tempo è inclemente. Fa un caldo, forse è il primo giorno che soffro il caldo. Pure io perché tira vento, però non è un vento freschetto. Caldo devastante. Sì, ma è vero. E ci abbiamo paura che possa fare di brutto. Qual è il colore che è andato di più quest'anno? Quest'anno il colore che è andato di più, nonostante tutto quello che si dice, è il nero. Il nero? Il nero si è venduto molto bene, anche il bianco, però il nero si è venduto molto di più. Il nero regge. L'arancio e il fucsia, vedi, colori un po' verde che è andato bene, ma poco. Poco. Total black. Total black. Come te, vedi, total black. Buona giornata, grazie. Ciao. Allora tutto a posto. A Roma ha pareggiato. Adesso Roma vota, tutti al mare, gente. 2-2, Roma Salernitana. Roma 2-2. Che cosa 2-2? Roma Salernitana 2-2. Belotti, Candreva, Belotti. Sì. 2-2. È finito. Oh, che possa Roma, dai. Sempre forza Roma, 2-2, andiamo avanti. Beh, 2-2 gliel'ho fatto, no? Belotti, Candreva, Belotti, giusto? La vince a Roma, ogni volta, ogni anno è così. 2-2 però l'ha fatto, tu che squadra ti...
A Roma. A Roma. Roma. Ieri, insomma. Romanisti, sono. Vabbè che Andrea ha fatto. Poi ha fatto pure un Eurogol in giornata di grazia, però. Belotti come lo vedi? Bene, due gol, però. Sì, 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 sì. Però 2-2, insomma. Si doveva partire con la mostra, però poteva essere meglio. Tu di dove sei? Io vengo da Roma, però sono dalla Basilicata. Metti un potenza. Mix, mix Puglia. Metti un letto indecifrabile. Cioè. Tra Puglia, Basilicata, Roma e Piemonte. Va bene, maestro, okay. Buona giornata. Ciao. Diretto, buongiorno. Tutto a posto, okay. Stai lì. Beh, mo ce la fa una canzone, un acuto, vai. No, vai. No, non posso una cantare, non posso. Non una, posso. Una, un acuto sono basso. Sono stanchissimo. Sì, si oggi, fa la stagione. Sì, sto fa la stagione estiva, quello dell'Esmeraldo. Ah. Sto a fare receptionist. Bravo, bravo, come stai? Tutto bene? Bene, bene, faccio un po' di soldini da parte, così posso andare all'università e bravo, mi sto tranquillo. Sono venuto a trovare Greta, sono venuto a trovare. Bravo, bravo. Andiamo a salutare Greta pure noi. Dai, bravo. Andiamo. Ciao. Una domanda, una domanda. Una domanda. C'è un losco figuro che sta annaffiando le piante qua. Attenzione a cosa, guarda là. Attenzione. In diretta, guarda che sta facendo un disastro. Stai facendo un disastro. Ma c'è l'autorizzazione per prendere l'acqua? Sì, dottore, già è autorizzato a prendere l'acqua? Sì, è scostumato. È scostumato? Sì, scostumato. Ma che c'è? Tu ci mattosi le cose. In Italia c'è la presunzione. Presunzione? Su tutte le cose. L'acqua. Non si può negare niente a nessuno. Niente. Qua facciamo tutto un decebare, siamo in Italia, siamo in libertà. Perché è tutto qua in Italia? Perché qua siamo liberi, fa tutto quello che si fa. Sprechiamo pure l'acqua. Un disastro, ognuno fa come gli fa, un disastro. Ma quest'altro, con i pantaloni, dove va questo? Vieni, vieni, vieni. Buongiorno, che abbiamo comprato qua? Oh, abbiamo fatto un po' di spesa. Un po' di spesa? Sì. Un bel carico, vedo. Approfitti del mercato? Sì. Si compra bene, accompagni la mamma sì. Al mercato. Ti vedo sempre a te, io, Stellino. Grazie. Ti vedo grazie, sempre. Grazie, grazie. Grazie e buona spesa. Grazie. Ciao, grazie, ciao. Signora, buongiorno. Approfitta del mercato per comprare, sì. Signor? Sì. Ti porti... Mio figlio. Il riportante, perché lui riporta, capito? Sì, perché io non posso camminare. Ti porti l'aiuto. Ah, va, ci sta. La ce n'è presa. Quanto va? Ripetiamo. Questo va in settimana prossima. Okay. Vabbè, salutatevi. Ciao. 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 Com'è questo panino, compa? Preciso. Preciso? Ci volava? Ma mezzo a coccia avete mezzo detto. Mezzo a te, sì. Fate mercato e mare? Sì. Bravo. Sì, sì. Con bagno, bagno dopo due ore. Dopo due ore. Se no, dormire. Ciao, compa. Dimmi. Chi è? Lui viene dalle Marche. Dalle Marche. Sì, sì. Detto, sì. Di dove sei tu? Ancona. Di Ancona? Bravo, che zona? No, perché ci ho lavorato ancora. Chiaravalle. Chiaravalle, Chiaravalle. Che si dice su? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Ascolta, tu c'hai il bel conero e vieni al mare qua. Gli arrosticini. Ah, gli arrosticini. Bravo, questo è un atto di amore che ci stai facendo, va bene? Porchette, arrosticini e vai col tango, compa. Quindi tu oggi porchetta, mare e la sera arrosticini, per forza. Hai fatto la giornata, compa. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Ma che si fa? Che si fa? Non parli. Stai cercando, stai in ricerca su Google. Piante per l'anno prossimo. Come fare soldi senza lavorare? Vabbè, a sto punto andiamo via. È giusto però. Pensa, studia, rifletti e un altro mercato me lo dici. Va bene. Tu hai trovato come farli? No, noi diciamo che innanzitutto salutiamo Bjorn Borg che un attimo, tutto a posto? Sì, come stai? Tutto a posto, sto bene, ormai sto tutti bene. Ti riconoscono. Sì, ho visto il servizio che avete fatto un po' di tempo fa. Tutto a posto, tutto a posto. Okay. Però il riccio io lo preferivo. Mo mi ritorno. Ci devi lavorare, ci devi lavorare. Ciao. Va bene, buona giornata, ciao. Ti piacesse a tenere i capelli come qual? No, no. Biondo, platino, tu c'hai l'occhio azzurro, pensaci.
Chiudiamo questa puntata di Dillo a Stellina dalla mitica via Firenze, via di Cantieri, in quel di Alba Adriatica. Ci stanno circa 20-110%, quindi è andata la grandissima. I nostri appuntamenti lunedì, martedì, giovedì e sabato 19.30, canale 16 Super J, la mail di La Stellina chiocciola superj.it, il numero WhatsApp 351 753 2450. Grazie a Fabio alle riprese, tutta Super J, come dice Stellina, fatti portare, alla prossima. E allora tu dillo a Stellina.